Teramo che si è presentato all'appuntamento con Bombaggi, trequartista, alle spalle delle punte, Cianci di rientro dopo la doppia giornata di squalifica e Magnaghi, e poi con Santoro e Lasic contemporaneamente in campo, Mungo in panchina. 3-5-2 per la Viterbese, gara che il Teramo domina da subito. Uno dei tanti errori di Markic propizia la conclusione di Bombaggi al terzo minuto, palla al lato, poi c'è questa azione, un anticipo di testa su Cianci, e siamo a quello che può essere il primo momento svolta della gara, filtrante di Bombaggi, Cianci va giù nel contatto con Atanasov, il rigore effettivamente sembra generoso, lo concede il direttore di gara Garofalo di Torre del Greco, accentua la caduta Cianci, calcio di rigore sul dischetto, dopo l'errore di Bombaggi a Catanzaro va Magnaghi, il suo tiro, ma intuisce la conclusione Vitali che si distende sulla sua destra e respinge, dunque due calci di rigore in campionato per il Teramo, entrambi falliti. Il primo da Bombaggi a Catanzaro, il secondo da Magnaghi questa sera contro la Viterbese. Viterbese che si fa vedere con questo tiro smorzato di Enrico, poi Tomei esce sui piedi di Volpe, Volpe che non lascerà grandi tracce in questa partita, sarà sostituito all'intervallo. Poi un errore questa volta di Besea, la girata con il sinistro di Bombaggi, attivissimo, già fulcro del gioco del Teramo. Palla al lato, sponda di Magnaghi, destro di Lasic, colpisce male il giocatore ex Avellino. E poi siamo al colpo di destra centrale di Cianci, ma era in posizione di fuorigioco, questa è un'uscita sicura di Vitali, siamo poco oltre la mezz'ora nello svolgimento degli highlights, questo è un gol annullato a Cianci per fuorigioco, fuorigioco che c'era al momento del tiro di Santoro deviato da un giocatore della Viterbese. Magnaghi era in posizione regolare, Cianci era al di là, lui a giocare il pallone e a segnare, dunque giusto l'annullamento del gol. Poi questo tiro dalla distanza di Enrico per la Viterbese e poi un'altra palla gol per il Teramo con una conclusione di Bombaggi dalla distanza e soprattutto qui Cianci che non approfitta di un altro errore in disimpegno di Markic e tira al lato con il sinistro. Siamo nella ripresa e siamo al momento del gol del vantaggio, 59esimo minuto, Arrigoni verticalizza per Magnaghi che prolunga benissimo di giustezza per Cianci che con un colpo da biliardo con il piatto sinistro piazza la palla nel l'angolo, primo gol in campionato per Pietro Cianci, bravo Magnaghi in scivolata a dosare questo pallone perfetto, bravissimo anche Cianci, anticipa tutti e con estrema precisione batte Vitali in uscita, può esultare il pubblico biancorosso, sembra il momento che da il là alla vittoria del Teramo, sembra la strada in discesa, c'è questa palla gol per Cristini su assist di Bombaggi, invece no, perché Pacilli inventa dal nulla questo lancio in verticale per Ciulina che nell'intervallo aveva sostituito Volpe, Ciulina va giù nel contatto con Tomei, era partito in posizione regolare, ma anche questo è un rigore a dir poco generoso, non sembra neanche esserci il contatto tra Ciulina e Tomei. Pacilli, l'autore del lancio per lo stesso attaccante della Viterbese, spiazza Tomei, l'ex Aquilano va a segno e realizza il gol del pareggio che poi sarà anche il pareggio definitivo, l'1-1, la rete di Mario Pacilli, buona la sua partita, questi i tifosi della Viterbese presenti al Bonolis, Teramo che accusa questo gol, va in forcing ma è un forcing un po' confuso, il Teramo in meglio lo ha dato fino al gol dell'1-1, entra anche Ilari e qui è protagonista di questo episodio, una spinta e questo sembra più rigore dei due che sono stati concessi a Teramo e Viterbese, spinta che è sembrata evidente, invece il direttore di gara ha fatto proseguire, continua il forcing del Teramo ma anche in questo caso in mischia c'è un fallo di un giocatore teramano e insomma la squadra di Tedino deve accontentarsi di questo pareggio 1-1 e domenica trasferta a Monopoli.